ragazze, nuovo video con i saldi, yeah! Sono iniziati ufficialmente i saldi e io sono felicissima perché sono andata a fare shopping stamattina, di prima mattina, oggi. Ehi! Voi cominciate sempre con i cacciucci, cioè giuro che siamo stati sul letto fino a un momento fa a riposare mezz'oretta, tanto mi si caricava il telefono in realtà. E questi sono stati muti come dei pesci. Adesso che inizio a fare il video, allora iniziano a far casino. Dicevo, sono stata a fare shopping a Orio, non volontariamente, perché i miei sono dovuti andare a prendere mia sorella in aeroporto. Vuoi venire con noi, Veronica? Ma se proprio insistete, ho detto facciamo un giro perlustrativo. Devo dirvi che i saldi sono iniziati anche abbastanza bene. Vi segnalo da Tezenis il 50%, vi segnalo che da Intimissimi le bralette le ha messe al 30%, quindi costano ancora sui 30 e passa euro. Tezenis il 50% ve l'ho detto, Bershka delusa, mi ha deluso tantissimo, mi ha stupito Stradivarius che ha messo gli accessori a 2 euro, sono impazzita. Zara ancora altissima, H&M così così, ho trovato qualcosina negli accessori, forse perché era anche il primo giorno, era un po' caotica la situazione perché avevamo sbagliato a mettere dei prezzi. Stella Z 70%, wow. Poi cosa volevo dirvi? Zara sempre solito alto, da Jennifer non sono entrata, sono entrata proprio velocemente ma non fa per me quel negozio, non trovo mai nulla di interessante. E niente, non sono andata da Primark perché essendo andata a Orio non sono andata a Elnos, però vi aggiornerò anche su Primark, ma Primark di solito i saldi non li fa, sono curiosa però di andare a spiare gli accessori. Poi ho ancora il mio regalino da riscuotere del buono della Mary. Partiamo subito però perché il tempo spinge. Diciamo che ho fatto scorta di accessori, sì, ho fatto scorta di accessori e ora vedrete. H&M, ho preso un regalino all'Ancillotto che è questo peluche fatto a pappagallino, che quasi mi dispiace darglielo. Devo prenderne uno, guarda, lui lo sa già, su, glielo faccio vedere prima, su. Lui lo sa già che è per lui il regalino, vero? Di chi è questo? Ma dov'è che c'è scritto che c'è scritto Ancillotto su questo regalo? C'è scritto che è di Ancillotto? Mi ha togli l'etichetta, amore. Lui ci gioca, Romina. Un po' piccolo per te, Romina non ci gioca, lei lo prende per fidanzato. Da 4,99€ l'ho pagato 1€, non ho potuto resistere, è troppo carino. Poi mi sembra che lui apprezzi anche molto. Mi ha togli l'etichetta, amore. Giochiamo dopo. Toh. Vabbè, è giusto per te, no? Un bel giochino. Lui tra l'altro ama, quando io arrivo a casa dal lavoro, portarmi i suoi giochini. Giochiamo dopo, ok? Vabbè. E niente, questo era il giochino di Ancillotto che gli diamo dopo, giusto? Poi ho preso una tutina. Questa mi è piaciuta tantissimo, voleva costarmela 10 euro. Oggi ho tentato di fregarmi in due. Allora, Dual West, di solito pago 25,80€ perché prendo panino nuvola rossa. E Simone prende la tagliata McKenzie, coca in bottiglietta e coca alla spina media, 25,80€, mi spara 32€, io, ma scusa ma è aumentato qualcosa? E questa, ha sbagliato a prendere l'ordinazione, si è incazzata con la cameriera, io, no, guarda, non è successo niente, ma cioè, ti chiedo solo perché, cioè, insomma, 7€ in più, cioè, vabbè. Niente, comunque, da che non volevamo farmela pagare a prezzo pieno, gli ho detto, scusa ma è in saldo. L'ho vista a 6 euro perché non è per niente, però se 6 euro costa 10, cioè me lo dite allora. Infatti era 6, me l'ha passata a 6 euro ma non c'era sull'etichetta dello sconto, ma ho detto fai finta che ci sia, faccio sì tranquilla. Comunque da 10 euro l'ho pagata a 6 euro, questa jumpsuit azzurra molto carina con tutti questi limoni disegnati, guardate che simpatici. E mi piaceva tantissimo anche bianca con le tigri rosse, però mi ricordava un pochino... pigiamini, quindi l'ho presa così. Secondo me è molto carina l'estate, con una bella fascia sui capelli. Bella, è un sandaletto, cioè questa è spettacolare. Mi piace tantissimo. Poi mi fate sapere se vi piace. Comunque ho trovato 6 euro. Ok, dopo sempre da H&M o H&M ho preso questo crop top che ho pagato 3 euro. Questo veniva a 4,99€, non è che era a prezzi esagerati, però l'ho trovato un pochino più lungo rispetto a quelli che vendevano da talli. Allora ho detto, vabbè, lo prendo. È fatto così, rosso, con questi fiori, sempre sul giallo, ero un po' fissata con questi fiori, limoni, oh, mi piacciono. C'era anche la sua gonnellina, però non erano insieme e costava 7-8 euro, non mi pareva il caso. Comunque l'ho pagato 3 euro, ho detto carino, con le shorts a vita alta. O anche con un jeans a vita alta, questo, quando fa un po' più freschino, un bel sandalo colorato, simpatico, intrecciato. Ho preso la taglia M, poi...
H&M, ho la seconda tranche di H&M che è caduto, così che io faccio gli addominali, ragazze, recuperando lo shopping. Ho preso un po' di accessorini, questi li ho visti quando ero alla cassa, tipo ho avuto l'illuminazione celeste e gli ho detto al tipo scusa, puoi aspettare un attimo, sono stata anche fortunata, sono andata presto, erano le 9:15 di Orio. Però vi devo dire la verità che non ho trovato fila alle casse, questa è una cosa. A parte la Pull&Bear che mi ha stupito perché ha messo già i prezzi abbastanza bassi, c'era una fila pazzesca, infatti volevo prendere un toppettino di quelli che si usano adesso con, come si chiama, con l'elastico, tipo la sorta di Calvin Klein, i resistenti Calvin Klein, però c'era troppa fila. Ho visto questi patch adesivi a 1 euro, cioè io sono impazzita, ho detto devo prenderli. Tra l'altro costavano tantissimo, 6,99 euro. Questi due set, il primo è così, molto summer style, c'è lo squalo, c'è il drink, c'è no grazie scritto in inglese e c'è questa scritta che è girl crew. Boh, traducetemi voi che siete bravi in inglese, girl crew, vabbè. 1 euro, e questo qua 1 euro, bellissimo, Lisa Peach, Tiger and Iceland, vabbè, comunque 1 euro anche questi, vabbè, li ho visti con i radar, ho detto no, questi li devo troppo prendere, poi capiremo dopo come attaccarli e dove attaccarli, però intanto ce li abbiamo. Romina, ma sei fuori di testa, se mi faccio vedere Romina, cioè, guardatela. Romina era sdraiata, cioè lei ha preso per suo fidanzato la coperta. Però lei fa l'uomo, no? Anche se è una donna, non so se anche i vostri cani fanno così. Io scusate, ma mi continuo a tirare sulla faccia perché mi sembra che mi scenda. Vabbè, maledetta. Ho preso praticamente questo beauty case trasparentino, tutto così, per metterci dentro un qualcosa. Devo prenderne due, caspita, adesso che mi viene in mente, che sono utili anche per metterci i trucchi, i gioielli, tutte quelle cosine. Invece ne ho preso solo uno, tutto trasparentino, così almeno si vede quello che c'è dentro, con il profilo in vernice camel, cercateli da Cam, costava 9,99 euro ed era 1 euro, cioè 9,99 euro, ma quando mai? L'ho voluto prendere e dentro avevo messo questi gioiellini che ho preso, che anche il commesso ha fatto come ho fatto io. Cominciamo con i choker, contateli, poi alla fine video mi fate sapere quanti sono perché io non ho il coraggio di contarli. Allora, il primo è questo qua, grosso, nero, però è elastico, e costava 5,99, l'ho pagato 1 euro, un po' così, sembra quasi da discoteca, insomma, bello questo, bello grande, questo che lo uso sempre praticamente, volevo delle alternative, poi il nero è sempre mettibile in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento, i choker neri mi fanno impazzire. Non si è capito, questo 1 euro sempre, costava 5,99, catenina dorata, molto carina anche questa, è un po' più graziosa, mi piace magari mettere una cosa un po' più elegante con una cosa un po' più sportiva e fare anche una sorta di contrasto. Poi questi orecchini qua, sempre 1 euro, che mi piacciono tantissimo, sono un po' ruminati, vabbè, comunque costavano 4,99, li ho pagati 1 euro. E sono questi cerchi così bronzati che mi fanno impazzire, mi piacciono tantissimo e sono piattissimi. Poi ragazzi, ho preso un rossettino a 1 euro, che questo veniva a 10 euro, 9,99 euro questo rossetto. Ma siamo matti, speriamo che non sia smangiucchiato perché non l'ho provato, l'ho preso su così casuale perché ero molto di fretta, perché avevo paurissima, perché mia sorella doveva arrivare alle 9:30, io ero lì alle 9:15, lei doveva arrivare fra 9:30, 9:15, avevo paura di non aver tempo di girarlo bene, ho fatto un giro lampo, poi mi sono fermata, poi ho rifatto un giro perché alla fine è arrivata alle 11 perché era in ritardo il volo, è andata in Puglia in vacanza, maledetta. Bellissimo, tra l'altro, non so se c'è qualche pugliese che mi segue, qualche ragazza pugliese, ma la Puglia, cioè è uno spettacolo della natura. Il rossettino comunque è questo, fortunatamente immacolato, ha un color salmoncino, sono a 1 euro comunque, sono cremosi, quindi non mi fanno impazzire, cioè io amo questo qui di MAC, cioè ce l'ho qua, sempre con me, una cosa fantastica, ce l'ho su da stamattina, l'ho ripassato un paio di volte, dico la verità, ma sono anche le 5, perché ci ho mangiato, insomma, al caldo una cosa e l'altra, è fantastico. Questa è la linea T-Rose, il colore è T-Rose, numero 029, pagato 1 euro, costava 10, è un cream lip color, e mi saprò dire perché magari lo sopra, ok, no, ok, dicevo magari lo sottovaluto, e invece magari un buon rossetto.
quelli cremosi, per esempio quelli di Sien, non mi piacciono neanche un po' perché sbavano. Poi ho preso questa bellissima cavigliera, che mi sono innamorata, dorata, con... vedete che bella, con tutte le ancorine. Mi piace tantissimo, bella bella. 1 euro poi. Poi ragazzi, sono stati dai cinesi, qua nella mia zona, saldi 30%. Ci tenevo una cosa che volevo comprare, che adesso vi faccio vedere, poi ne ho presa una ma ho sbagliato secondo me. Spero che si rivelino bellissimi, perché io avevo letto che costavano 3 euro, li ho presi. Alla cassa poi era 8, effettivamente non erano 3 ma erano 8, probabilmente io ci vedevo doppio a forza di dai. E vabbè, l'acquisto che era 3 euro ma poi è diventato 8, sono questi shorts. Vabbè, magari voi mi dite che sono belli, magari li userò tantissimo, però visti così, boh, non li avrei mai presi a 8 euro sinceramente. Costavano tra l'altro 15, io questi li trovo al banchetto di 4 euro a 4 euro, vabbè, un po' mi è dispiaciuto averli presi, però sono anche carini perché sono un po' di quel tessuto grosso, ho pensato di metterli con una camicetta magari nera, un sandalo bianco, magari poi sono carini, per carità hanno le taschine, sono di questo tessuto qui che io trovo tantissimo anche al banchetto di 4 euro, mannata, però quando ero alla cassa non è che potevo dire, no vabbè, se costano 8 non li prendo, non li ho presi, ma sono andata per prendere questo corsettino... Vabbè, poi qua dicono che è un top, cioè secondo me è una cintura, non può essere un top. Io lo userò sicuramente come cintura, perché come top non credo proprio di riuscire. E sto parlando di questa bellissima cintura, tipo simil corsetto, molto molto carina. Camel l'ho scelta, c'era nera, bianca, bianca ce l'ho già di Zara, nera c'ho già qualcos'altro e allora mi piaceva così, pure c'era rossa, però l'ho voluta prendere camel perché l'ho preferita. Non so, loro qua dicono che è un top, però boh, adesso vediamo come utilizzarlo, comunque mi è piaciuto tantissimo. E l'ho pagato praticamente 6,23 euro al posto che 8,90, scontato solo del 30%. E con i cinesi ho finito, perché 30% sinceramente o 20% per me possono stare anche lì dove sono. E poi vi faccio vedere i miei acquistoni di Stradivarius, che mi sono data la pazza gioia da Stradivarius. Ho preso questi patch, ma questi sono spettacolari per chi ama poi il Giappone, cioè guardate che meraviglia, c'è la giapponesina geisha, ci sono gli spaghettini, il, come si chiama, il, oddio non mi ricordo più come si chiama questo piatto, caspita, mi viene in mente il Ramadan, non è il Ramadan, il ramen, giusto? Vabbè, penso di sì, vabbè, ramen e Ramadan si assomigliava. Poi c'è questo bellissimo fiore rosa che sono ignorante, non so dirvi cosa, il ventaglio giapponese e una vignetta giapponese. Questi li ho pagati 1,99 euro al posto che 9,99 euro, mi sono innamorata. Sono impazzita con questi patch, chissà mai se li userò. Poi ho preso questi anche i portafogli, erano scontatissimi ragazze, 2,99 euro del 76%, infatti ho detto Stradivarius, probabilmente in questa stagione non ha venduto un cavolo, perché mai più che fa degli sconti così alti, soprattutto sugli accessori così, sono sempre molto resti fino agli ultimi giorni. C'erano tutti i portafogli a 3 euro se vi interessa, io ho preso questo qua, rosso con queste bellissime rondini, mi è piaciuto da morire e l'ho voluto prendere, mi servirà per le borse grandi perché per le borse piccole sto usando quello che ho preso da Primark, vabbè. Poi, che ho preso? Un bellissimo body, anche questo, super scontato, 66%. Infatti, vi ripeto, sono super contenta degli acquisti di Stradivarius perché c'erano gli sconti belli alti per essere il primo giorno. Taglia M, 17,95, l'ho pagato 5,99 ed è un body carino, carino, carino. Vediamo se riesco a metterlo, perché poi tra l'altro ne avevo preso uno. Era, come si dice... era un po' scucito sotto, allora poi l'ho cambiato, ho preso questo, cioè sempre quello praticamente, solo che questo non è rovinato, guardate che meraviglia, davanti è fatto così con questo intreccio, secondo me fantastico, questo elegantissimo, nero, c'era anche a righe e rosa cipria e poi viene giù semplicissimo e dietro è un po' scollatino, guardate questo è proprio bello bello bello, cioè secondo me già appoggiarlo così capite che è veramente bellissimo, ve lo consiglio tantissimo perché... fa una bella figura poi, cioè proprio bello, veramente. Poi ragazzi ho preso un vestito di cui mi sono innamorata, anche se ben non saprò bene come utilizzarlo perché è trasparente praticamente, quindi ci devo mettere sotto qualcosa, ma io quando l'ho visto sono impazzita. Vanno tantissimo questi abiti trasparenti da mettere sopra le cose, io me ne sono innamorata, tra l'altro
hanno ancora addosso il profumo di quei negozi lì, vabbè. Oh mio Dio, veniva 45,95 euro e io l'ho trovato scontato del 70%, 71%, l'ho pagato 12,99, però è stupendo. Ho preso la S sperando che mi vada perché la M mi sembrava comunque bella grande, guardate che meraviglia, fatto così. Questo poi sarà da vedere indossato, secondo me, per capire bene come è fatto. E poi ha tutta questa gonna meravigliosa, simmetrica, un po' più lunga da una parte, più corta dall'altra. Cioè, questo qua è un bijou, lo faccio vedere meglio perché merita. Guardate che bello, fatto così. Dio, 45 euro, cioè, sarà poliestere. Ma sono pazzi a fare i prezzi, ma io mi chiedo, ma chi li compra? Cioè, poliestere, 45 euro, ma proprio si vede che è poliestere. Non lo so, la gente che li ha comprati, che tipo di problemi avevano, ma anche Stradivarius a mettere questi prezzi, ma vuoi che te li compra qualcuno? Comunque sono contenta che ha messo un saldo così, che poi è il suo prezzo reale in realtà. Poi questa l'avevo vista sul sito, ma sul sito non le davo, non gli davo molto. Però sapete che sono impazzita con i reggiseni, simil bralette, bla bla bla, ho trovato questo da 7,99 a 5,99, non era un gran saldo, però mi piaceva. Ne ho cercato uno da Tezenis, tutto fatto uncinetto, che c'era bianco, rosso e verde militare, forse anche nero. 9,90 era a quel prezzo lì e non era in saldo, anche se c'era tanto, non so da tanto, però settimana prima dei saldi c'era, poi queste cose delle nuove collezioni me le spiegheranno un giorno. Comunque ho preso il reggiseno fatto così, di questo verde particolare raso, tipo come raso, con questo pizzo arancino, che questo è carino da mettere, anche che si veda, guardate che bello. Fatto un reggiseno ovviamente, bralette, ma anche se si intravede non è proprio quell'effetto intimo intimo. Poi il body ve l'ho fatto vedere. Ah, ancora delle cosine di Stradivarius, perché poi ho anche dei regali, quindi devo stare attenta. Ah sì, vabbè, mi è venuto in mente cosa da farvi vedere. Cose da diventare pazzi. Ebbene sì ragazze, la Stradivarius ho dato di matto. La seconda volta che sono andata, perché devo prendere un regalo, sono andata fuori di testa, ho visto che me le stavo perdendo, quindi non è da me perdere queste cose, però ero talmente di fretta, avevo talmente paura di non riuscire a fare tutti i negozi che mi stavo perdendo tutte queste cose a 1,99 euro l'una. Partiamo subito, vi ho detto di contare i choker, poi mi fate sapere in un commento quanti ne ho comprati. Primo set da 10 euro a 2 euro, sconto del 80%. Ovviamente sono impazzita quando ho visto il rosa. Quello, il primo è meraviglioso, anche il secondo mi piace tantissimo, anche quello con i fiori e le retine. Questi erano proprio disegnati per me. 2 euro, beh, sono 4 choker neanche al mercato, quelli che costano 1 euro l'uno. Questo set meraviglioso, anche questo scontato dell'80%, sono addirittura 4 euro, 4 collane, 3 choker neri e uno lungo con la croce. Sono impazzita anche quando ho visto questo, guardate che meraviglia. E guardate che bella la crocetta con i Swarovski, 2 euro. Veramente giuro, neanche al mercato. Questo l'avevo visto già in collezione, anche l'altro vi faccio vedere dopo, mi ero diventata matta, mi piacevano tantissimo. E veramente ero anche tentata di comprarli quando ero in collezione, poi ho detto, vabbè dai Veronica, nei 50 milioni, cioè anche questo, addirittura scontato dell'84% da 12 a 2 euro, tutti questi qua. Il primo qua, la croce, è meraviglioso, doppio. Questo qua anche molto bello, argentato. Questo qua è bellissimo, a mo' di collarozzo. Cioè, questo... Ora, bisogna cercare di renderlo il meno tamarro possibile. Io accetto la sfida. Poi c'è questo qua, anche questo l'avevo visto in collezione. Questa addirittura era 10 euro, poi l'hanno scontato a 2... A 1,99 euro scontato del... 80%, guardate che belli questi qua, stile unicorno, tutti così. Allora, il primo è semplice, sul viola, ce l'ho già sul rosa, sull'argento, sull'oro, questo è i pompon, cioè un bijou. Quest'altro è retina rosa, questo è bellissimo, metal con il cuoricione di Swarovski e poi c'è scritto Girl Power, questo lo userò per le giornate, no, quando andrò al lavoro. Io sono una Girl Power, vabbè. 2 euro, poi non è finita, ragazze, cioè io veramente ho dato fuori di matto. Ho preso due paia di orecchini, di cui sono felicissima, sono stupendi, guardate che belli, argentati e dorati, ma meravigliosi, particolarissimi. Secondo me questi addosso fanno un'ottima figura. Mi faccio le domande, mi rispondo da sola. E poi ho preso una cavigliera umanera, non so come dire.
si può mettere sia sulla mano che sulla caviglia, anche questo 1,99 euro. Guardate che meraviglia questo, troppo bello, Qua si è disegnato il piede, ma c'è disegnata anche la mano, quindi può essere sia per il piede che per la mano. Figatissimo. Sono troppo contenta di questi bimbi Stradivarius, me ne piace uno più dell'altro, poi mi farete sapere voi qual è il vostro preferito. E per finire, ragazze, vi faccio vedere invece gli acquisti di Stella Z, perché non poteva mancare anche una tappa da Stella Z, dove era tutto al 70%, quindi ho speso la durata. Allora. Silenzio! Non riesco a venire dalla nonna. Perché? Dicevo, non poteva mancare la tappa da Stella Z, che però sono stata qui appunto nel centro commerciale con gli OP e ho preso un po' di cosine. Allora, ho speso in tutto 12,60 euro per tutte queste cose che vi faccio vedere, che erano al 70%, quindi vi do il prezzo. Vabbè, posso dirvi anche quanto costa se vi interessa. Questo braccialino, 4,99 euro, l'ho pagato 1,50 euro. Mi piaceva perché l'ho pensato con quei look un po' tipo, non so, abiti bianchi, un po' quel pizzo sangallo. Guardate che bello che è. Piaceva, non so, ho pagato 1,50 euro, marrone, c'era anche sul camel, però ho preferito il marrone scuro, tutto lavorato, molto carino. Poi ho preso questo cerchiettino qua, che con i fiori mi è piaciuto, 4,99 euro, quindi l'ho pagato 1,50 euro. Fiori bianchi, adesso mi farò delle foto con questi fiori bianchi sui capelli. Sì, proprio il look adatto poi per un cerchietto del genere, non so quando li utilizzerò, probabilmente per qualche festa, per qualche foto stupida. Però mi piacevano i fiori bianchi, ce ne sono tantissimi fatti così con i fiori. Non chiedetemi il perché e il per come. Fasciotta rosa, un po' stile Japan, 5,99 euro, meno 70%. Ebbene, se tutte le fasce erano il 70%, io sono impazzita. Cioè, se non le ho comprate tutte è un miracolo, ma andrò, farò ancora tipo 7 tappe da Stella Z, non preoccupatevi. Questa è bellissima, rosa così intrecciata con tutti i fiori, vedete? Tutti questi bellissimi fiori. Andiamo. Se le provo. No, è troppo bella, così intrecciata. Va bene, fateci caso come la sto provando io, perché ovviamente dopo devo stare lì tipo 7 ore per metterla. Che sembra facile mettere una fascia, ma non è assolutamente facilissimo. Questa invece è molto simile a quella che avevo già preso sui toni dell'arancio, però è blu con tutti i fiori. E queste qua con questo anello mi piacciono da morire, perché stanno proprio bene, poi l'anello finisce qua e non so, mi piacciono tantissimo. Quindi le provate che vi piaceranno anche a voi. Quando imparerete a metterla, perché ci vuole praticamente la laurea per riuscire a mettere queste fasce, 1,80 euro, comunque coi saldi, l'avevo usufruito del 3x2 l'ultima volta. Poi ho preso questo choker, c'è un choker anche questo, cioè sono tutti choker. Questo veniva a 9,99 euro, quindi caro, l'ho pagato 3 euro, però sono impazzita quando ho visto questo bellissimo. C'era anche quella stella, questo qua, questo anello, non lo so, questo specie orecchino, mi è piaciuto tantissimo, quindi l'ho voluto prendere. Un po' caro a pensarci, e sempre a 3 euro, siccome non ho preso i sandali col pompon, sono stata brava, li cercherò a meno, ci proverò, meno di 13 euro, non lo so se li troveranno mezzi, sono anche un po' pentita di non averli presi, però non li uso tanto, io ho i sandali bassi, quindi ne ho già tanti gladiatori, ho detto dai. Allora ho visto questi orecchini con i pompon e quindi ho detto vabbè, non posso avere i sandali bassi con i pompon perché altri non li hanno inventati, avrò i miei orecchini col pompon rosa. Una tamarrata, se li vede Simone penso che sviene. Comunque li ho pagati 3 euro, costavano 10 e basta. Questo era tutto per quanto riguarda il mio shopping e i saldi. Primo round è andato benissimo, non ho preso granché da, ho preso tanti accessori più che altro, ma gli accessori sono quella cosa che mi piace comprare saldo al 70% o da Primark, che comunque i prezzi sono bassi e poi li sfrutto tutto l'anno senza problemi. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, aspetto di leggere i vostri commenti, spero di avervi dato qualche spunto outfit, che sì, qualche spunto outfit, sì, vabbè, ma soprattutto qualche spunto per andare a fare shopping. Ci vediamo nel prossimo video, ciao! Ragazzi, poi mi sono dimenticata, volevo farvi vedere due regalini, un regalino di compleanno formato da due cose che mi è arrivato da Zara da parte della mamma di Simone e di sua sorella, di suo papà. Mi hanno preso due cose, secondo me sono spettacolari, fantastiche. La prima è questo top bianco di Zara, appunto, mi hanno preso la taglia M, quindi dovrebbe andare benissimo. E è fatto così, mi sono innamorata, bianco in cotone, molto carino, poi guardate il fondo. Allora, a parte che c'è, non è Vichy, tra l'altro ho detto che era Vichy, ma non è Vichy. In un vocale ho detto che era Vichy. Guardate che bello, c'ha queste righettine azzurre.
e bianche ed è asimmetrico. Questo da vedere indossato, secondo me, con un jeans chiaro. Guardate che bello, è troppo carino come cade. Cioè, vedete, non so se si nota, comunque fantastico, tutto asimmetrico. E poi, cioè, quando ho visto questa camicetta, io sono impazzita, ho detto, oh, ma è stupenda! Cioè, perché l'avevo vista in giro anche su Instagram e così, e l'ho adorata proprio tantissimo. Cioè, guardate, cos'è questa camicetta? Azzurra, sempre anche questa riga, cioè, ma... Dicevo, ragazze, facciamo un minuto di silenzio per queste maniche, perché io... Quando ho visto queste maniche sono impazzita, le avevo già viste appunto su Instagram eccetera eccetera, cioè guardate che belle, tutte così drappeggiate con questi ricami sul fondo, poi è bello perché lascia la schiena nuda ed è un tipo di scollo che mi valorizza abbastanza, questo qui, così, rispetto ad altri scolli. Anche questo body abbastanza carino come cade sulla spalla, a volte ci sono alcune cose che mi fanno sembrare il doppio di quello che sono e mi accorgo anche io nelle foto e soprattutto nei video, comunque bellissimo. E questi sono i due regali che ho ricevuto. Spero che appunto vi siano piaciuti. Aspetto ovviamente di leggere i vostri commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao ragazze! La vera ginnastica la si fa durante i saldi. Sono stata solo da Cam. Adesso sono un po' di fretta perché mia sorella starà per arrivare. Poi quella non si vuole neanche fermare. Non è possibile girare Oreo in così poco tempo. Work in progress. Guardate che passo... Passo lento ma violento. Allora, da Pitta Rosso non entrerò forse nemmeno. Vabbè, da un girettino ci sta. Niente ragazze, date zeni, se è impossibile entrare. È troppo casino. Quindi niente. Mi ha chiamato la guastafeste di mia sorella. Per fortuna è atterrata con un'ora di ritardo. E quindi niente, ora mi sconvoltissima. Mi dirigo. Mi fate vedere il mio body di... C'erano i body carini da Tezzeni, sta 6 euro, questo è quello di Talli, ne ho pagato 10, vabbè, però è carino. E niente, dicevo, devo andare perché fortunatamente mia sorella è atterrata, è atterrata con un'ora di ritardo, se non di più, quindi ho fatto i miei girettini più o meno velocemente. E adesso vi saluto e leggo la conversazione. All'oppo. Vabbè, la borsa è grande perché c'è dentro il regalo della suocera. Vabbè, questo primo piano, orrendo. Mia sorella è nera, abbronzatissima. Passo lento ma violento.